I militari della compagnia carabinieri di Villa San Giovanni hanno tratto in arresto due 17enni, originari rispettivamente di Reggio Calabria e Scilla, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. L'attività di indagine condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Villa San Giovanni, coordinata dal dottor Santo Melidona, due individui con il volto coperto da passamontagna, di cui uno armato di pistola, avevano fatto irruzione all'interno dell'esercizio e, dopo aver minacciato di morte con l'arma un apprendista orafo, si erano impossessati di numerosi gioielli preziosi del valore di circa 10.000 euro e fuggivano a piedi per le vicine strade cittadine. I carabinieri hanno successivamente posto in essere una meticolosa analisi dei filmati di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali poco lontani dall'oreficeria ed hanno altresì condotto una celere ed esaustiva indagine tecnica, le quali hanno consentito di restringere il numero dei sospettati. Sono state quindi eseguite mirate perquisizioni personali e locali a carico dei prevenuti, le quali fornivano esito positivo, in quanto venivano rinvenuti gli indumenti da loro indossati durante la perpetrazione dell'azione delittuosa e altresì riconosciuta dall'apprendista orafo, nonché una pistola a salve marca Fiocchi modello Defense 380, tutto sequestrato e debitamente repertato. Il GIP, dunque, reputando congruo il quadro accusatorio e sussistenti le esigenze cautelari, ha accolto la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica per i minorenni, disponendo che i due giovani fossero condotti in un istituto di custodia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Hanno rivolto insulti a sfondo razziale a un cittadino senegalese di 26 anni ed uno lo ha anche aggredito. Adesso i due sono stati identificati dagli agenti del commissariato di Lamezia Terme della Polizia di Stato ed uno dei due è stato segnalato alla procura per lesioni personali con l'aggravante della finalità di discriminazione razziale. Il fatto è accaduto martedì scorso su un bus di linea a Lamezia. L'uomo è stato avvicinato da due individui che l'hanno aggredito fisicamente e verbalmente e che sono fuggiti quando si sono resi conto che la vittima aveva chiamato il 113. L'uomo è stato soccorso dai medici del 118 e giudicato guaribile in 7 giorni, quindi ha sporto denuncia alla polizia. Gli agenti sono poi risaliti ai due soggetti, rintracciandoli su un autobus per recarsi al CERT dell'ospedale. Si tratta di due lametini, entrambi pregiudicati di 24 e 43 anni. Dalle indagini, solo a carico di uno di loro, un 24enne, sono emersi indizi di colpevolezza per l'aggressione e per questo è stato segnalato. Aveva in casa 25.000 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Per questo motivo un 28enne, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura dell'avviso orale di pubblica sicurezza, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Vibo Valentia per possesso ingiustificato di valori. I militari, nel corso di un controllo finalizzato alla ricerca di armi o materiale esplodente, hanno compiuto una perquisizione nell'abitazione dell'uomo e in un fustino di sapone in polvere per lavatrice i carabinieri hanno trovato due sacchetti in plastica sottovuoto contenenti 25.000 euro. Inoltre, in una stanza di Vita Studio è stata trovata un'agendina contenente informazioni a mo' di libro mastro, indicante svariati movimenti di denaro e un assegno postale di 500 euro post datato. Tutto il materiale è stato sequestrato. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 6.33 in Calabria, in provincia di Vibo Valentia, seguita subito dopo da una replica di magnitudo 2.5. Secondo rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 33 km di profondità ed epicentro a 3 km a sud di Francica. Al momento non sono segnalati danni. Una pattuglia dei carabinieri della stazione, dipendente della compagnia di Vibo Valentia, sta perlustrando l'area per ulteriori verifiche che al momento non hanno dato esito. Brutta sorpresa stamattina per gli operai del comune di Caulonia. Ignoti nella notte si sono introdotti all'interno del cimitero di Ursini
forzando la porta del magazzino per rubare gli attrezzi e la fornitura di cemento, materiale usato per i lavori di manutenzione e miglioramento della struttura in corso di svolgimento. L'episodio è stato prontamente denunciato alle forze dell'ordine, che hanno subito avviato le indagini. Un raid notturno stigmatizzato con fermezza dal sindaco di Caolonia Caterina Belcastro. Siamo indignati e sconcertati per quanto accaduto, ha tuonato il primo cittadino. Ancora di più perché è avvenuto in un luogo sacro e nel quale si stava intervenendo apportando delle migliorie per dare il giusto decoro nel rispetto dei nostri defunti. Con un comunicato stampa, il senatore Giuseppe Audino, portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato, informa che, come auspicato, l'atteggiamento collaborativo di Contiship e MSC, soci al 50% in Medicenter Container Terminal, azienda cessionaria delle attività del terminal container del porto di Gioia Tauro, lascia ben sperare per l'evoluzione positiva della situazione di stallo in cui versa lo scalo da anni. L'impegno che abbiamo profuso insieme al Ministero sta probabilmente dando i suoi frutti, continua il senatore. Contiship ha infatti informato il ministro Toninelli di aver avviato il negoziato per cedere il 50% delle quote di Medicenter al gruppo MSC e di aver già nominato uno studio legale per l'assistenza della trattativa e di aver dato l'incarico ad un consulente finanziario per la valutazione delle partecipazioni azionarie. In seguito agli obblighi assunti dai due soci interlocutori, il ministro ha deciso di sospendere per 30 giorni la decorrenza dei termini stabiliti nella lettera di messa in mora inviata alla società terminalista nei giorni scorsi, entro i quali la MCT avrebbe dovuto adempiere per evitare la revoca delle concessioni da parte del Ministero delle Infrastrutture. Nel corso della proclamata trattativa tra i due soci continueremo comunque a mantenere alta l'attenzione, in primis assicurandoci la piena operatività del terminal container e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Esprimo, continua il senatore pentastellato, una profonda soddisfazione per i passi avanti che si stanno compiendo nella risoluzione dell'emergenza, grazie soprattutto al vivo interesse dimostrato da questo governo e da questa maggioranza nel rilancio della realtà portuale e del territorio calabrese. Il ministro Lezzi, pronti 80 milioni per sicurezza stradale e 21 per asili nido. La prossima settimana, in occasione della cabina di regia del Fondo Sviluppo e Coesione che si terrà a Palazzo Chigi, stanzierò, secondo il ministro Lezzi, 21 milioni di euro per un piano straordinario asili nido, destinato alle 7 città metropolitane del sud, e 80 milioni di euro per un piano straordinario di messa in sicurezza delle strade, rivolti ai comuni con meno di 2.000 abitanti delle aree interne del Mezzogiorno. In entrambi i casi gli stanziamenti sono a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, di mia competenza, assegnati con la legge di bilancio 2019. Tale stanziamento verrà portato nel Precipe, che si terrà mercoledì 20 marzo e diventerà poi effettivo a seguito del prossimo CIPE previsto all'inizio di aprile. Lo afferma in una nota il ministro per il Sud Barbalarezzi. Preciso che l'assegnazione delle risorse per gli asili nido sarà pari a 3 milioni di euro per ciascuna città metropolitana: Bari, Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria, a valere sull'area tematica occupazione, inclusione sociale, lotta alla povertà, istruzione e formazione. L'assegnazione delle risorse per la sicurezza delle strade, pari a 10 milioni di euro per ciascuna regione del sud, è a valere sull'area tematica infrastrutture, messa in sicurezza di infrastrutture esistenti. Si tratta di due interventi ai quali tengo molto, perché, spiega il ministro, tra le numerose carenze che purtroppo annovera il sud, quelle sugli asili nido e sulla sicurezza delle strade, in particolare nelle aree interne, sono davvero sentite. Non è una novità che i posti per i bambini nelle strutture pubbliche e prescolari del Mezzogiorno siano insufficienti rispetto alla domanda. Al contempo è nota la necessità di maggiore manutenzione per le strade delle aree interne, territori già scarsamente abitati, sottoposti a spopolamento e spesso carenti nei servizi. Queste due questioni mi sono state più volte sottoposte dalle amministrazioni periferiche e anche dai cittadini mi sono giunte numerose segnalazioni. Quello che intendo mettere in campo, conclude il ministro, vuole dunque essere un contributo che si aggiunge ai numerosi interventi che il governo sta già realizzando. Importante pubblicazione della cardiochirurgia del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria su una rivista inglese
con alto impact factor che si occupa in maniera particolare delle malattie delle valvole cardiache. Il lavoro del gruppo diretto al dottor Pasquale Fratto ha esaminato e discusso il tema della chirurgia della valvola aortica e le sue possibili complicanze affrontate sia con tecnica tradizionale che mini invasiva, utilizzando le nuove protesi biologiche a rilascio rapido senza suture. Si tratta di protesi frequentemente utilizzate in alcuni centri per ridurre i tempi dell'intervento, migliorando in modo significativo i risultati, soprattutto in termini di ripresa post-operatoria. In particolare è stata messa in evidenza per la prima volta in letteratura un movimento anomalo di tali protesi, una migrazione a distanza di tempo con significative implicazioni anche sulla valvola mitrale e sulla funzionalità del cuore in toto. Tale pubblicazione su una rivista internazionale testimonia l'elevato standard qualitativo raggiunto dalla cardiochirurgia e da tutto il centro cuore del GOM di Reggio Calabria nel trattamento delle malattie della valvola cardiaca. Grazie alle ultime nevicate riaprono gli impianti sciistici del villaggio Palumbo Sila, impianto in chiusura. La Scalise Sport Group ringrazia i gentili ospiti che hanno onorato la loro gradita presenza. Ci eravamo lasciati così domenica 10 marzo, invece grazie alle abbondanti nevicate nei giorni scorsi, sabato 16 e domenica 17, gli impianti del Palumbo Sila saranno regolarmente aperti. Con grande emozione la ditta Scalise Sport Group, attraverso i proprietari Armando e Salvatore, annunciano la riapertura degli impianti per il prossimo weekend. Nel prossimo fine settimana, oltre agli sport invernali, si potranno effettuare gite in quad, in motoslitta ed escursioni a piedi con le ciaspole. Sole e tanta neve, le ultime spolverate di neve fresca hanno reso le piste soffici, facili da sciare e divertenti sia per gli amanti dello sci che dello snowboard. Il resort del villaggio Palumbo, che si affaccia sul lago Ampollino, oltre agli impianti sciistici, dispone anche di un palaghiaccio e di alberghi e ristoranti da poco ristrutturati. È stato ospite presso l'Università della Terza Età del Tempo Libero di Tavianova il musicista cittadino Pippo Micali, che ha ripercorso con l'esecuzione di diversi brani da lui composti i suoi 51 anni di attività musicale. All'iniziativa presentata da Maria Arene, a cui hanno preso parte il sindaco Fabio Scionti insieme all'assessore Raffaele Loprete e al consigliere comunale Maria Teresa Gerace, hanno fatto da sfondo la proiezione di diverse immagini che ritraggono l'artista nei diversi momenti della sua carriera, nonché un video in cui canta Timidezza, da lui composta, e testo di Salvatore Lazzaro, autore della maggior parte dei testi delle canzoni di Micali. Sabato 23 marzo al Teatro Gentile di Cittanova sarà Angela Finocchiaro con Ho perso il filo a concludere gli spettacoli in abbonamento della 16ª stagione teatrale 2018-2019 organizzata dall'Associazione Calomena con il patrocinio della locale amministrazione comunale, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana. Dopo una stagione che ha fatto registrare il record di adesione e il sold out in tutte le serate, si preannunciano un gran finale per il prossimo evento del 23 marzo con la Finocchiaro. Anche per questa edizione è tutto, vi invitiamo a seguire ancora i nostri programmi e vi auguriamo una buona serata.